Benvenuti su Hubbles, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor Meg e il signor Lune, e ritorniamo a forgiare armi su Dark Souls. Perché parlavamo di forgiare? Perché, come è evidente, posso venire di livello, signor Lone? Io mi terrei lo volevo attimo... fare dopo, esatto, bene. Perché qua sotto abbiamo il nostro primo fabbro. Primo perché siamo passati per di qua, perché in realtà no, che poi non è vero, il nostro secondo fabbro, perché l'altro, perché il primo l'avevamo già visto. È di Winkelim, no, come si chiama? You must be a new arrival. Oh, è Babbo Natale. Allora, prendi gesti, e questo è importantissimo. Acquista oggetti, lui c'ha la titanite. Quanto costa titanite? Che prima dicevamo 800, no, costa... Adesso. Allora, quelli... Attrezzi da fabbro, che quelli... sarebbe da prendere al volo. Sì. E attrezzi per le armature anche, e kit di riparazione anche, però non abbiamo... Quindi io direi che potremmo fargli attrezzi fabbro per armature... No, scusi, il kit di riparazione di base. Che per riparare, ok, va bene. Che dato ripariamo. Perfetto. Dopodiché andrei a potenziare le armi. Allora, cosa vuole potenziare, signor Lune? Io andrei di spada lunga. Le ricordo che oppure tra un po' possiamo cremo. Usare la claymore, tra un po'. E tra anche po la alabarda, perché la alabarda se va giù. Anche la alabarda se fa cambio visuale, ha gli stessi X. Ha le stesse requisiti, quindi 16-12. E noi ce li abbiamo, quindi possiamo... Cioè, noi ne abbiamo tra un livello, se una, facciamo green in forza. Beh, la claymore piacerebbe tanto, però, E la alabarda, vi dico, la alabarda e la claymore secondo me sono le due armi che come pattern di mosse sono il top. Però deve decidere il signor Lune, anche perché alla fine comunque le bonderemo tutte quante al massimo, se non sì, quasi, perché... Qui abbiamo un C e C, e di là invece... La alabarda penso che sia fatta peggio, a scala meno. D e C. La claymore è meglio. Lei cosa dice, dottore? L'unico discorso è, vogliamo avere come attacco principale, quindi quello con meno stamina da utilizzare, l'attacco dritto, come c'ha la alabarda, o l'attacco ampio come c'ha la claymore? Per quello che ci aspetta prossimamente sarebbe dopo avere un attacco AOE, però... No, possiamo appare la claymore. Facciamo di claymore? Andiamo di claymore, quindi potenziamo la claymore. Va bene. Potenziamo e ce ancora. Ne scappa ancora. Sì, adesso però ci sono due titanitiche, un'altra storia, capito? Esatto. E già. E l'armatura non possiamo potenziarla per quale motivo? Perché ci serve la titanite. Esatto, che non abbiamo più. Che però lui ce la vende volendo, però. Sì. Dopo è, tutto, è il gatto che si morde la coda. Esatto. Dopo non è. Penso che dopo non. E questo sarà il prossimo acquisto da fare, sì, direi. Sì. Ok. Don't get yourself killed. Va bene. Neither of us want to see you go hollow. Ora. Scendiamo giù di sotto o ritorniamo indietro? Io prima andrei indietro. Andrei a far sbloccare almeno la prima campana. Va bene. Perché quella è una cosa che possiamo fare con tutta calma dopo. E tra l'altro lì ci sarebbe anche il... Anche questo possiamo farlo dopo, però possiamo... Ah sì. Quindi ancora al momento un piccolo circo. Oddio, c'è Cipollino. C'è Cipollone. Oh, Cipollino, che roba. Ah, abbiamo anche uno di umanità, così. Sì, quindi ricordiamo che l'umanità fanno trovare più tesori. Sì. Tra le tante cose, sì. In più potenziano alcune tipologie di armi. E se signor Lune avevo lasciato la lancia per andare contro i cavalieri di Balder, però... Che fondamentalmente... Ah, sarebbe buona. Fondamentalmente per quelli con lo stocco, perché quelli senza stocco, con la spada lunga, va bene anche la spada... La spada lunga, quindi. Te! E uno. Lui, mi sa che ci rimane lì, esatto. È più difficile fare il ferro. Sì.
Diciamo che prima facevamo il parry facile, ma perché il 90% era lo scudo a fare il parry, noi non eravamo di certo noi. Ora, qui, sapendo cosa mi aspetta... C'è ancora quello lì da ammazzare, eh? Sì. Ci vediamo. E adesso... Dov'è? Deve andare più in avanti, dopo lui si muove, lo sente tanto. È lì, eccolo, eccolo. Ecco, quello è uno scudo grande. Quello non so se avete visto che praticamente... Ma è un po' tutto grande, oltre allo scudo. E qui mi sa che non provo a ferriarlo. Chi è? Ah, lei diceva di bomba, signor Lone? Perché no? Le prende, in amicizia. Ah, sì, sì, no. Per essere non si lamenta, mi sembra che si stia... Che tra l'altro io non mi ricordo neanche come si... Se c'ha un nome questo... Sì. Dai. Io qui, signor Lone, gli direi di fare... di girargli attorno. Ah, però sta morendo abbastanza bene, quindi... muore con nonchalance. Muore con nonchalance. Adesso il signor Lune qui gli ha fatto usare solo una mossa del suo partner, del patter. Ok, ci lascia qualcosa? Titanite, che va comunque che va benissimo. E adesso abbiamo un po' di rotture. Vogliamo fare prima quello sopra e prima quelli sotto? Prima quello sopra, perché quello sopra ci può dare problemi anche per quelli sotto. Sì. E tra l'altro qui possiamo andare anche a tornare al settore del fuoco, signor Lone. Ah! C'era anche questo da fare. Che questo è fondamentale, signori. Adesso tra poco lo vedremo, appena il signor Lone decide se andare di sopra o dritto. Ma noi potremmo anche... andare direttamente dritti e così torniamo a fare con 10 caschette Estus. Sì. E le potenziamo anche. Bene, bene, bene. Questo è un momento topico. Oppala. Il signorone è proprio qui, vuol fare il figo, vuol fare tutto in una volta. Sì, già che ci siamo. E no, mi sa a destra, signor Lune. Se non sbaglio. E... forse era da fare il saltino. E... ah no, da lì va avanti, poi da fare il saltino da lì verso di là, esatto. E infatti... che il signor Lune non ha fatto, ha fatto una scelta di fare una Estus subito, perché sì, non si sa mai cosa c'è. Non glielo voleva fare prima, signor Lune. No. Talismano che ricordiamo serve solo nel multiplayer per fare il... non mi ricordo per che cosa, comunque serve nel multiplayer. Quanti screen, signor Lune? Lei alla fine ha trovato un posticino niente male. È giusto. Osso del ritorno che ci serve molto. Mazza che date talismano, quindi possiamo già fare i miracoli. Castare, esatto. Però tocca comprare un miracolo. Vabbè, tanto siamo in zona. E questo serve per invadere l'invasione. Ok. E non mi ricordo però come si fa a uscire adesso. Ah, lo so io. Però tocca correre un po'. Ah, ok. Forse dall'altra parte. Sì. Fuga. Merda. Via, via, via. Beh, comunque dovrebbe essere leggermente più facile adesso, perché comunque sono passati diversi livelli. Sì, però... il nostro bonus forza. E siamo sopra però, se in uno. Le ricordo che la seguono anche qui, signor Lune, quindi... dipende quanto sono stato veloce nello scappare. Vuoi intanto andare al bonfire? Così? Assolutamente poi... sì. E qui c'è anche... ok, 10 caschette Estus. E dovete sapere che questo bonfire ha le caschette Estus più fighe. Cioè, ne rigenera di più. Però prima io direi che potremmo andare... di sotto. Di sotto. A parlare con la guardiana. Vediamo se lei non parla. Ma se ci fa qualcosa, un servizietto mica da ridere. Perché di servizietti ve ne fa.
come scopriremo poi. Sì. Perfetto. Quindi adesso abbiamo le fiaschette potenziate a più uno. Che fondamentalmente è una fiaschetta che già ti dà più punti vita, fondamentalmente, solo quello. Esatto. Adesso possiamo andare a parlare con Petrus di Torlun. Che si dirà che comunque sia non abbiamo abbastanza soldi per... No, perché tocca prima corromperlo e poi comprargli il miracolo. È vero. No, che poi non è vero, possiamo già comprare il miracolo, però se... possiamo anche se parliamo, tocca avere... Allora, abbiamo guida... Guarisci, 4000. Guida che cosa faceva? Non ce ne frega niente. Estratto di guarigione migliorato... Lo possiamo comprare? Sì, 2000. Possiamo comprare questo. Ripristina svariati punti vita. Possiamo comprare quello. C'è altro? Ah no, 2000 era guida. Ah, ok. Quindi guarisci perché, esatto, guarisci che sono 4000. Non sono pochi in effetti, eh. E richiede 12 a fede. Che noi ce l'abbiamo. Che noi ce li abbiamo. Parla a questo punto that gli diamo il suo. I'm afraid that may be difficult. Come again. The effectiveness of the teachings depends. Sì, 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 va bene. Ci avevamo noi dei cosi da poter usare? Secondo me no, li abbiamo già usati. Tutti, vero? Sì. Peccato. Però non li avevo quindi preso. Niente, ritorniamo di sopra. Allora, come già era per il faccocerone, mi sa che deve andare da Petrus però, eh? Perché? Per l'ascensore. Per l'ascensore è sopra da Petrus. Come già era successo per il facocer, noi ci troviamo adesso che quel tizio brutto e nero è morto una volta e non ritornerà più in vita. Questo potrebbe voler dire che non è affetto dalla marca dei non morti, perché solo i non morti tornano in vita. È giusto. Qui ci sarebbe stata dall'altra roba da prendere, però... Possiamo farlo anche dopo. Sì. E adesso... Giriamo prendiamo a sinistra. Si ricordi che come seconda arma alla lancia, che forse con lui ha un po' più senso. Sì. Che non gli fa male, però permette di mantenere le distanze, perché lui ha uno stocchetto. Occhio che non ha più. Esatto, non ha più stamma. Occhio, signor Lune, che se cade nel burrone si fa male, perché il signor Lune non è di gomma. Ah no, una è bloccata e una c'ha l'ascensore, quindi no. Errore mio. Però siamo qui. Sì, sì, fondamentalmente. Il bello di aprire questa... Il bello di Darkfall è che alla fine tutto quanto torna. Quindi quando iniziamo ad aprire un po' di porte possiamo facilmente muoverci da una parte all'altra della mappa. Sì. Lì ci sono le nostre anime. Bene. Ok. Bene. Ecco, una cosa da notare è che se voi tenete lo scudo alzato, la stamina si rigenera molto più lentamente. Ah! Bagascia. E due. Bene. E il dottore che ci va molto safe. Sì. Che... Cioè, questo è... E comunque, cioè, è un gioco... di una certa entità, se vogliamo, non è che questo non... comunque vedete che il bello della lancia è che possiamo sfruttare il fatto che lui sì
comunque lui ha un angolo di, cioè ha una distanza di tiro, se vogliamo, inferiore. Dopo fa le zompate e allora dici, e vabbè, allora c'hai ragione anche tu, però... Ah! Bene. Comunque ci ha fatto penare, secondo me. Sì. È stato proprio... Allora, noi adesso andiamo a fare... Questa qui è una gran paraculata, perché adesso noi andiamo a fare una cosa che di solito si scopre dolorosamente più avanti. Ovvero... Andiamo... A uccidere un tizio. Però prima, si ricordi... Madonna. E che ci cos'è? Sono loro. E che cos'è? Ale che inizia a castare il padre Pio. Solo sono più forte. E la Madonna, siamo particolarmente... Sarà che sono... Ma più... mi sa che li sta castando, li sta potenziando con le magie. No, ma... Perché no, quella luna è blu, non me lo ricordavo. No, no, ma quello sì. No, dicevo che sono particolarmente lento, non mi ricordavo di essere così. Ah. Come menano? Oh, attenzione, dottore! Ma io qui andrei quasi... Mi spara? Sì. Mi fa più male ed è un po' più veloce. Sì, diciamo che la lancia ha tolto il discorso. Sì, fin tanto che nel corridoio ci sta, ma fuori dal corridoio nessuna pietà. E adesso dov'è? C'è rimasto padre Pio. Ah, è lì dritto per dritto. Tiè. Vada. Vado giù con la... È morto. Bene. Ci fa piacere. Ora si deve levare perché quelli lì fanno male. No, dottore, Ah, è morto padre Pio. È morto padre Pio. Perché padre Pio... Ora sarà un casino prendere quelle anime. Ma perché? Non ce ne sono andando lì, Ci sono quei due lì. Sì, ma sono più avanti, quindi comunque le anime le prende. Non lo so, Sì, sì, no, le anime le prende. Devi dire, eravamo proprio qui. Ah, allora siamo quindi... stati fortunati. Volendo, questi qui si potrebbero anche evitare, diciamolo. Ma noi possiamo evitarli benissimo. Andiamo direttamente dal fabbro e andiamo a sistemarci un po'. Va bene, possiamo fare anche questo. Più che altro che sì, toccherà comprare la titanite. Oppure andiamo su di sopra e facciamo l'altro. Lì serve essere umani. No. C'è altro da fare di sopra prima di... essere umani. Sì? Non sì. Lo ricordo. Ci abbiamo della gente da andare a salvare. Ah, già, sì. Non ha nulla di stamina. La stamina, ragazzi, qui è fondamentale. La spada lunga non è che ne consuma poca di stamina, eh? Benché sia un'arma che diciamo non è fenomenale. Preso. E ci muore male. Titanite, molto bene, questo andrà bene per il fabbro dopo. Tocchi marca di sangue, siamo noi? No, non siamo noi. No. Adesso qui arriva la gente. Eccoli. Uno. No, non è morto. Ok, entrambi. Il signor Luna ha sentito che ci sono gli sconti alla pop sui cadaveri morti. Esatto. Ai ai ai. Signor Luna ha fatto una mossa AOE con una cosa che attacca che non era in linea. Aia.
E la Madonna, come dicevamo prima. Sì. Tira. Posto. Beh, andiamo avanti. Andiamo avanti. Fondamentalmente qui i nemici non dovrebbero. Ma anche cose interessanti. Allora, prima di dietro. Scudi alzati. Ah, ok. Quello fa sempre bene. Va bene. Sempre controllare che ci sia qualcosa. Le panche. Di là si va poi al prossimo boss. E qua mi pare è infatti. E tra l'altro ci dovrebbe essere anche. Oh, tutti quanti con lo stop comunque. Adesso sì, diciamo che la lancia è buona solo perché permette di colpire con scudo alzato, ma non è assolutamente forte. E questa qui, signori, è una delle campane del ritorno, se non sbaglio. Sì. Giusto? Ok. Dai. Dai. Tiè. Così impari a farmi perdere tempo. Ok. Lei, signorone, la sta facendo più difficile di quello che è. Sì, in effetti sì. Non attacchi ora che c'è lui con lo scudo. Con il perrimo. No! Quello era negativo, signori, eh. Tanto per essere chiari. Dai. Dai, Ben, su! Lì tocca andargli ad andare. Forse il calcetto lì non crea il perry. Roba che viene. Ma ci va da sotto, signor Luna. Anche lui. C'è una gara che finisce prima le fiasche tesso, fondamentalmente. Sì. Oh no. Non è morto. Rimane lì. Per quanto mi riguarda. Lui si sta muovendo proprio per venirci incontro. Lo sa prendere l'ascensore? No, qui ci sono le scale, signor Luna, mi ricordo. Perché lui è nell'altro della chiesa dei non morti. Ah, giusto. E via. Dopo c'è anche un altro tesoro, continuando per il corridoio, ma per il momento facciamo la cosa più importante. Buongiorno. Still human, oh. Then I am in love. Oh. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Ma sì, mi sembra una brava persona. Usando chiave misteriosa. Non parli più? Provi ad andare via, ok. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karin. Ciao. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Va bene. Noi ci fidiamo, mi sembra comunque una persona di cui poterci fidare. Assolutamente sì. Fortuna, signor Lune, che lei non è preposto ai finanziamenti. Ai finanziamenti. Qui c'era del gran ciarpane. E lì secondo me ci sarà un'umanità. Così lo sparo, secondo me. Mi ricordavo bene. E adesso possiamo tornare indietro dal fabbro. Dal fabbrone. E chiudiamo l'episodio, mi sa, perché non so quanto tempo rimanga. Sì, se vogliamo, anche perché qui teoricamente c'è ancora il tizio che non so dove è finito. Ce lo siamo smarruto. Ah, eccolo. Cazzo, ho bevuto. Non ci credo, ripartiamo da capo. Oh, ho sbagliato, ho fatto una cazzata. Sì. C'era la bomba, signor Lune, o il coltello? Dai, è il momento.
Buona. Oh. Ah, mi dispiace, ci sei morto. Titanite, ci sta titanite adesso. Già. Adesso. Così non dobbiamo neanche comprare. Ah no, sì. Dobbiamo. Dipende cosa vogliamo fare, se potenziare la. Un livellino dobbiamo farlo per perché poter usare le armi nuove. Esatto. Per il resto. Direi, ma perché dovete sapere che il problema nel potenziamento è trovare gli oggetti. Perché fondamentalmente una volta che tu. Non ricordavo che loro fossero già di nuovo vivi. Una volta trovati gli oggetti è una cazzata fondamentalmente. Dai, facciamo anche lui. Dai, dai. Sì, lui ne ha messo molto. Lei non si è stato. Sì, non è perché. E lei, signor Lune, io la vedo molto male. Avete visto proprio. Oh. Vi posso assicurare che ho tremato. Perché queste qui sono le classiche. Morti del signor Lune. Le classiche morti. Le morti annunciate del cazzo. Sì, sì, che è proprio. Perché ti incaponisci contro uno stronzetto. Allora dici, no, adesso lo devo uccidere. E invece non serviva. No. Sinistra. Qui mi sa che non c'è niente. Quindi noi andiamo di qua. A sto punto io direi che potremmo anche fermarci a questo falò per ristorarci. Sì. E avanzare più livelli. Sì. Tanto l'abbiamo già detto. Forza. Ah no! Ah! Due livelli servono però. Però con 5. Però ce li abbiamo, perché teoricamente facciamo. Sì. Teoricamente sì. Ma sì, tanto. Facciamo. Dopo possiamo anche riempire un po' la casa. Così. Quello teoricamente almeno 500 li dà. Sì, perfetto, easy. Due livellini. Avanzamento di livello, forza, portiamo 16. Ok, perfetto, ci rimane in 500 che teoricamente ci basta per fare. Sì, per fare un livello di qualche cosa qua di sotto, sì. E io direi a sto punto la difesa. La difesa. Sì, la difesa si scappa sicuro. Potenza e armatura. Sì, la difesa a 200 primo livello. Ah, ce ne scappa un altro. Anche un altro, va bene, andiamo. Mi ha finito i titaniti. Ah no, ce ne servirebbe una. No, peccato che ha finito anche le anime. Sì. Quindi mi ha finito tutto. E con questo, non so, signor Lune, vogliamo. Sì, direi che possiamo fermarci qui. Torniamo di sopra. Ah, a questo punto possiamo cambiare questa arma del cazzo con. La Claymore. Con la Claymore che adesso magari. Il signor Lune vi farà vedere di cosa stiamo parlando. Ecco. Ma no. Esatto. E poi il secondo colpo. Già. Veloce, profondo, stabile. Questa, signori, è l'arma del futuro. Non mi ricordo. Consumo un. Beta, vabbè, adesso diciamo anche pure che. Ed è pesante. Diciamo che la stamina adesso ce l'abbiamo veramente a livelli. A che punto siamo di peso? Parecchio in su. No, ma basta un po' guardare. No, no, giallo, Y. Aspetta, 22, no, siamo ancora entro. Però ho dovuto cavare la cosa, Cosa? La lancia? Sì. Sì. Ma d'altronde. All'inizio è così. Tanto quando potenzieremo la stamina si potenzierà anche qui. Già. Perfetto. Questa sinceramente è un'arma che io adoro. E vedremo di usarla al meglio nella prossima puntata. Nel frattempo speriamo che vi siate divertiti, che questo episodio vi sia piaciuto, come anche tutta la serie. Vi invitiamo comunque a seguire anche le altre serie attualmente sul canale e anche quelle concluse, perché no? Vi invitiamo come sempre a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, seguirci anche sulle pagine di Facebook e di fare tanto 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 d'amore, che con questi freddi comunque si aiuta anche a tenersi caldi. E che altro dirlo? Vuole dire lei, dottore? Hobbes, il miglior canale sul tubo italiano con armi nuove ogni giorno. Yeah! Yeah! Ciao! Hobbes, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè.